Studio 7, in collaborazione con Sport Epiceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Non sono una bambola, sono una donna che parla attraverso i propri stati d'animo. Racconto la vita, la mia. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite una cantautrice, Isotta. La domanda più semplice che ti possiamo fare in questo momento, intanto, come descriveresti Isotta? Isotta mi piace descriverla come una barchetta in mezzo al mare. Ho sempre quest'idea di una zattera, di una barchettina in mezzo al mare, un po' nel turbinio del vento, delle. È una descrizione bellissima, questo barca che va in mezzo al mare e poi in realtà la barca non sa dove andare, non ha destinazione. No, esatto, si lascia un po' trasportare, però ha comunque la sua forma, no? E una volta mi è venuto in mente, sì, mi hanno chiesto chi è Isotta, e disse, ah, bella domanda. E mi venne subito in mente questa immagine in testa, e quindi è quella, l'ho presa per buona. Allora, a questo punto intanto parliamo dell'ultimo singolo estrapolato da Romantic Rock. Allora, come nasce l'ispirazione a questo brano, ma soprattutto come nasce l'ispirazione di tutto il disco? Allora, il disco è Romantic Dark, ovviamente Romantic. romantic perché, sì, perché diciamo, parlo di sentimenti, di emozioni, e invece dark perché cerco di indagare il lato un po' più nascosto delle cose, delle persone, delle situazioni. E, ho fatto caso, ma dopo averlo scritto, quando lo riascoltavo tutto insieme, che parlo spesso della mia infanzia, dei luoghi della mia infanzia, i luoghi del cuore, il Luna Park, le giostre. E quindi ho capito questa mia, ancora di più, questa mia connessione con l'Isotta bambina. E Doralice, che è il brano che appunto uscirà domani nelle radio, cioè il 30 settembre, Uscirà oggi, perché noi stiamo in contemporanea, quindi sta uscendo in queste ore. esatto, e quindi Doralice, appunto questo brano, parla della nostalgia dell'infanzia, per l'appunto, e in particolar modo delle connessioni che noi ricerchiamo da adulti, cioè di quelle connessioni che da piccoli avevamo in maniera spontanea e schietta, invece che da adulti non ce le abbiamo più, le abbiamo perse. E penso che l'età adulta sia la ricerca di quelle connessioni, di quelle emozioni, quelle sensazioni che provavamo quando eravamo bambini. Allora, prima cosa, intanto tra pochi giorni, si tratta di poche ore, parteciperai alla selezione, cioè al MEI per partecipare al premio MEI. Ma poi hai avuto anche, soprattutto quindi, l'emozione che ti nascerà, che avrai tra breve, ma soprattutto l'emozione che hai fatto quando hai ricevuto il premio nelle nostre zone a Macerata Esatto. per musica. Che cosa, quali sono le due emozioni che si intrappongono tra l'una e l'altra? Ma è una grandissima felicità, sicuramente, anche soddisfazione, ed è devo sempre tanto appunto all'Isotta Bambina. Ci penso che anche Pallavvelenata era un brano autobiografico e raccontava è una mia testimonianza di tempi di quando ero un pochino più piccola. Ed è un invito a prendere i propri drammi personali, i piccoli problemi personali in maniera un po' più leggera, che sai, quando ci sei dentro alle situazioni sembrano sempre enormi, poi invece a distanza riesci un po' a contestualizzare. E appunto a Musicultura è stato bellissimo, intanto perché abbiamo suonato in palchi stupendi, tra cui il teatro a Recanati, il teatro a Macerata e poi, non ultimo, anzi, lo Sferisterio a Macerata. E lì è stata pazzesca la notizia quando mi hanno detto che ero tra gli 8 vincitori. È stato veramente super inaspettato. E poi con una canzone che per me è stata catartica, sia scriverla ma soprattutto cantarla. Quindi per me è stato doppiamente importante poter partecipare con una canzone a cui tenevo così tanto.
E quindi sì, nelle Marche ho lasciato un pezzo di cuore e è ancora con me questo pezzo di cuore perché i due musicisti, il chitarrista Leonardo Fontanot e il pianista Jacopo Ilari, sono di Civitanova Marche e comunque ecco, sono originari delle Marche, è un posto stupendo. Devo essere sincera, c'ero stata da piccola e ora ci sono restata quest'anno e verrò sempre perché è veramente stupenda. Poi io sono abituata alla Toscana, che anche la Toscana è bella, e quindi è stata veramente una sorpresa. Intanto l'emozione è suonare dal vivo perché tu hai aperto tanti concerti di comunque artisti importanti nel panorama italiano, ma salire sul palco e vedersi quando si apre la quarta platea, il pubblico davanti che inizialmente è silenzioso perché poi è un silenzio che parla, esprime sensazioni, ma poi quando incominciano a cantare loro rimettono la tua voce, risentono e ti trasmettono quell'energia. Che sensazioni provi? Era una sensazione unica, non pensavo di poter arrivare, ecco, a poter calcare questi palchi così belli, importanti e poi soprattutto ecco, poter aprire i concerti a dei personaggi così importanti e per me molto bravi, che ovviamente chi più chi meno a gusto mio, però per ora sono stata veramente molto molto fortunata. E tra cui cioè, Madame, poi Simona Molinari, Rafael Gualazzi, Sonora, comunque sono delle bellissime esperienze e ora descrivere l'emozione così non ti dico, è come veramente un sogno e magari mi chiedo a qualcuno di darmi un pizzicotto ogni tanto perché è veramente una fiaba, è quello che avrei sempre voluto alla fine. Invece scendendo dal parco, poi davanti ti incontri le persone che ti hanno ascoltato e non solo ti fanno i complimenti, ma a volte ti guardano cercando oltre che un selfie, l'autografo, ma l'emozione che provi quel fatto che vedi quelle facce che ti vorrebbero fare delle domande, a volte non hanno neanche il coraggio di farti la domanda, ma tu gli rispondi in modo che le rendi comunque felici, nonostante che loro non ti hanno fatto domanda. Ti è capitato? Ma sì, vabbè, qualcuno che magari viene a farmi complimenti o a parlare, a farmi qualche domanda, sì, no, succede, è sempre bello, sì, fa molto piacere, poi soprattutto fa piacere, ora al di là delle domande dopo, che, ma proprio della reazione del pubblico, io per esempio quando mi chiedono qual è il tuo ascoltatore. Il tuo ascoltatore preferito e dico sempre è un ascoltatore che ascolta e quindi quando vedo le persone partecipi alla mia musica è la cosa più bella che possa succedere in un palco. E parlando della copertina del disco, come è questa copertina? Un po' appunto è dark, però questo viso quasi sofferente o quasi, no, come lo descriveresti? Ah sì, assolutamente sofferente. Tra l'altro è una foto presa dal videoclip di Psicofarmaci. E sì, comunque Psicofarmaci, ci tengo a dire che non uso Psicofarmaci per stare meglio, ma i Psicofarmaci nella canzone sono tutti quei costrutti mentali, castelli di sabbia che la nostra mente crea per cercare di stare meglio. E quindi comunque Romantic Dark, il titolo, il mio genere, perché mi piace definirlo così la mia musica, mi piaceva un'immagine forte e quindi ho voluto dare quell'immagine di anche il bianco e il nero. Per me è stata diciamo, una scelta pensata, appunto questo contrasto. Sì, ecco, comunque sì, volevo descrivere un po' il lato dark, perché se tanti mi dicono, se dai, ma vederti così, comunque sei una persona sorridente, cioè, e io gli dico che se mi bastasse l'estetica o comunque quella che sono per esprimermi, non mi servirebbe la musica. E quindi io nella musica metto quello che non riesco ad esprimere in altre maniere. Ci sono artisti in cui ti sei ispirata che nel tempo poi ti hanno fatto anche crescere artisticamente?
Assolutamente sì, soprattutto allora, a livello di testi, io sono super affezionata ai cantautori, ai vecchi cantautori italiani, i grandi De André, Dalla, De Gregori, e poi a livello di panorama mondiale, Sting sicuramente, il mio mentore, e Joe Stone, soprattutto loro. E scrivere qualche brano in inglese, provare all'inglese, c'è in mente oppure ancora si mantiene soltanto l'italiano? No, per adesso italiano, ho un brano, diciamo, nel mio archivio che ha un ritornello in inglese, ma non, per adesso non sto pensando ad altre lingue, ecco. E adesso ci sono, stai girando per promuovere, per farti conoscere, ma soprattutto per diffondere la tua musica. E quali sono le prossime date che ti potremmo incontrare dal vivo? Allora, stasera a Siena avrò una data tutta mia del tour, Romantic Tour appunto 2022, e infatti sono in sala prove da circa 3 giorni perché stiamo finendo l'allestimento. Avevamo già fatto altre date tutte mie, però ecco, stiamo aggiustando un po' il tiro. Quindi stasera, poi il 1º ottobre sarò ospite al MEI, o comunque partecipante del Premio dei Premi come vincitrice del Premio Bianca da Ponte nel 2021, e porterò 2 brani, saranno eseguiti piano e voce, e poi sarò, ora ti dico nel futuro imminente, il 5 ottobre al Museo Darwin Dorn a Napoli, per un altro mio concerto. E siamo quasi in chiusura. Qualche cosa di particolare, di sfizioso che ti ricordi nella realizzazione di questo disco? C'è? Ma sì, ce ne sono tanti, per esempio, come è stata scritta Palla Avvelenata, mi piace sempre anche ricordarlo, che eravamo in studio di registrazione, con Pio Stefanini, che è un autore con cui collaboro da molti anni. Che mi disse: "Guarda, Isotta, vado ad accompagnare Nata e torno." E io dissi: "Ma sai che a Palla Avvelenata, quando ero piccola, venivo sempre catturata per prima perché ero grassa." Lui mi guarda un po' così e faccio: "Ma grassa davvero?" Quindi mi fa: "Guarda, segnati queste frasi." E da lì ho iniziato a ripercorrere tutto quello che era successo, anche con i compagni di scuola, insomma, le varie vicissitudini, e lì poi ho scritto Palla Avvelenata. E ogni canzone, diciamo, ha un po' un aneddoto. Infatti, spesso mi dicono: "Ma non hai paura anche nelle interviste, se ti fanno qualche domanda scomoda?" Alla fine sono tutti testi che ho seguito, per ogni virgola, ogni sillaba, e quindi sono veramente miei e non ho mai problemi, ecco, a rispondere al riguardo. Nella realizzazione dei brani nascono prima le parole, nasce prima la musica oppure nascono insieme? Dipende, cioè, non ho un modus operandi preciso. Alcune nascono da un'idea di un argomento, e poi magari scrivo qualcosa sul testo, e poi musica, e poi testo ancora. Cioè, quindi è un po' insieme, vanno melodia e parole. Bambola di Pezza, per esempio, avevo già scritto tutto il testo prima della melodia. Porno Romanza, idem. Invece, per esempio, Dora Alice è nata insieme, sia musica che testo. Non mi ricordo, ecco, prima, cioè magari qualche frase, poi mettevamo una melodia, poi, quindi ecco, non ho un metodo preciso. Il disco uscirà soltanto in digitale oppure sarà una versione anche fisica, CD o LP? Per adesso è su Spotify, su tutti i canali, cioè su tutti i portali in digitale, e poi vediamo se farlo uscire anche fisico. Allora, l'ultima domanda te la pongo. Tu ti chiami Sotta. Da bambina te l'hanno mai cantata la canzone Isotta? E sai chi era Isotta?
Certo, la macchina, l'auto, l'automobile. L'hanno Ma messa. certo, me l'hanno cantata sempre e continuano a cantarmela. E io ultimamente mi sono andata ad ascoltare la versione di Pippo Franco, quella completa, con tutto il cartone animato delle automobili, e mi sono appassionata, è bellissima. E anche la strofa è fortissima, mi sta troppo simpatica. Quindi dai che ce la fai. Esatto, e Dai che ce lotta, dai che ce la fai, strombetta, metti la marcia e vai. la. Quindi, Poi. approfittando di Sotta, ci fai i saluti finali. Sì, bene. Allora, potete contattarmi, cioè, o comunque potete seguirmi sul canale Instagram di Ria Risotta, pure su Facebook, la pagina Risotta Carapelli, e lì vi aggiornerò su tutti i concerti, su tutte le varie date, ciò che succederà in futuro. Domani uscirà Dora Alice. Oggi esce Dora Alice che siamo in contemporanea. Oggi esce Dora Alice e insieme anche al videoclip. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.